punk del canale di Mare, di Vento e di Vele. Video punk perché c'è il ritorno alle origini. Niente videocamere sofisticate, niente microfoni wireless. Fuori onda inattesi e niente, artigianato e telefonino. Se vi piace ascoltate, se non vi piace cambiate canale. Dai, sono in vacanza, non ho troppa voglia di impegnarmi. Però continuo la serie delle considerazioni del diario di sbarco. Fine delle vacanze, sono stato in giro, ho visto cose, ho conosciuto gente, ho fatto esperienze, mi va di raccontare due o tre fregnacce. Qui si vede nel video la radio di bordo. E voglio parlare della radio di bordo. Perché? Perché c'è una cosa che secondo me molti diportisti non sanno. Perché penso che in molti non la sapete? Dai, o poi magari qualcuno la sa e faccio solo lo scassamaroni. Però l'altro giorno ero davanti a Salivoli che attendevo di entrare in porto. Cercavo di comunicare col porto, col Marina di Salivoli e restavo in stand-by di loro indicazioni. Nel giro di un quarto d'ora ho sentito chiamare Macinaggio, San Vince. A parte ho sentito chiamare Salivoli da siamo a 6 miglia, siamo a 8 miglia. Raga, aspettate di essere davanti ai porti prima di chiamarli. Ma soprattutto ho ascoltato chiamare da Macinaggio, da San Vincenzo, da posti veramente sparsi qua e là per il Tirreno. Ragazzi, quando si fa una chiamata radio la si fa al minimo della potenza. Se abbiamo un apparato mobile si fa a 1 watt e non a 5 watt. Se abbiamo un apparato fisso si fa a 1 watt e non a 25 watt. Chiaramente la cosa cambia se chiamate un Mayday, un Pampan, però se siete davanti al porto non c'è bisogno che vi sentano in tutto il Mediterraneo. Ora, veramente, non voglio trattare nessuno come un ignorante, un po' la colpa è nostra, di chi fa il lavoro di istruttore nella patente nautica, in altri campi. Perché? Perché ho sentito spesso tanti insegnare dicendo tu quello lì mettilo sempre su AE. Come mettilo sempre su AE? No, ci sono due settaggi, AE, LOW. Si tiene sempre su low, a meno che non si debba fare una chiamata di emergenza. Facile, si cerca di non disturbare tutto il mondo. Dai, divertitevi e perdonatemi se ogni tanto sembro essere un po' quello con la bacchetta.